Massimo. Ebbene sì ragazzi, era inevitabile. Come avete visto dal titolo, Tony purtroppo è stato sbattuto fuori di casa dalla moglie, noi sicuramente complici della situazione. La nostra permanenza durata quasi un annetto a casa loro probabilmente non ha aiutato la loro situazione familiare e di conseguenza Tony ha divorziato. Sostanzialmente non è un dramma, anzi, perché noi comunque la nostra casetta in questi mesi ce la siamo costruita, non è niente di che, bisogna sistemare ancora tutto il terreno intorno, però diciamo che Tony comunque ci ha proposto che in cambio della nostra ospitalità ci avrebbe insomma aiutato nel lavoro dei campi, quindi noi lo ospiteremo, in cambio lui ci darà una mano a lavorare i campi fino a quando almeno le acque non si saranno placate. E per lavorare i campi, visto che ormai abbiamo trebbiato ed è giunto il momento di smuovere un po' di terra, ho chiaramente contattato il nostro rivenditore di fiducia che ci ha proposto qualcosina e adesso andiamo a vedere tutto quello che ci ha trovato fra cose usate chiaramente e nuove. Ebbene sì ragazzi, guardate che parco macchine che ci ha fatto trovare. Abbiamo praticamente tutto, se non quasi tutto, no direi tutto, il necessario per lavorare i terreni al meglio. E questo ovviamente è l'acquisto di punta, un Oxerion 5000 nuovo di pacca, cavalli in abbondanza più di 400 chiaramente per andare a erpicare e insomma coltivare i campi senza nessun tipo di problema. E poi penseremo anche all'acquisto di qualche trattore per la semina, perché questo è esageratamente troppo grosso, e di conseguenza niente, direi che possiamo partire e andare a lavorare i terreni.
Bene ragazzi, come avete visto abbiamo finito di arare e di spargere la calce in tutti i nostri campi. Chiaramente ora dobbiamo pensare anche ai nostri cavalli. We'll be right back.
Bene ragazzi, direi che anche gli animali sono sistemati e dunque non ci resta che darvi appuntamento al prossimo episodio della serie. Lasciate un bel like come sempre se la serie vi è piaciuta e iscrivetevi al canale. Se volete aiutare il canale a crescere, condividete i miei video sui vostri social. Detto questo, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!